Sì, anche noi nell'ottica della riduzione di spesa, visto che è stato citato che abbiamo fatto un taglio ai costi della politica, sembra corretto che facciamo anche un taglio alle spese di funzionamento della Regione. E dobbiamo ricordarci che da uno studio fatto sui costi della pubblica amministrazione i 300 dirigenti apicali di Regione e Province guadagnano circa 150.000 euro, quanto i 4 direttori generali del Ministero dell'Economia, del Capo del Gabinetto del Ministero degli Esteri britannici. Quindi proponiamo, come abbiamo effettuato una riduzione dei costi della politica, di fare anche una riduzione ai costi dei dirigenti regionali. Quindi proponiamo che il lordo annuale spettante ai dirigenti regionali non potrà superare l'80% di quello del Presidente della Giunta regionale. Inoltre, nella seconda parte di questo emendamento, andiamo a limitare la pianta organica dei dirigenti in Regione. Questa pianta organica è quella che viene utilizzata per calcolare poi la percentuale di dirigenti a tempo determinato, che ad oggi era del 15%, era contro la legge, l'avevamo già fatto notare fin dal 2011, finalmente ce ne siamo accorti. Chiediamo di abbassare il tetto dal 15% al 5%, ma fissiamo la pianta organica sul quale si calcola questo 5% che proponiamo a 150 dirigenti. Nella terza parte dell'emendamento chiediamo che non vengano fatte proroghe, anche queste, non a norma di legge, e che per l'assunzione a tempo determinato di alcuni dirigenti, sempre nei limiti che abbiamo proposto, vengano fatti dei concorsi pubblici. Grazie.